per la prima. Cosa andremo a vedere stasera? Stasera abbiamo Mono Black Candy Solo Garden. Solo tutta la serata abbiamo Mono Black Candy Garden che gioca con altre mazze. Beh, tra l'altro gioca anche l'iniziativa verde, però non so perché si gioca con Mono Black Candy Garden, però contro Matteo, il nostro Matteo Peretta, che gioca il nostro, set, sono sicuro Scred, che sia il nostro, non è quello di Torino, yeah. Genova, quel che sia. E come al solito, come vedete, stanno iniziando alla vostra. Questo è Air che comunica. Questo è Air che comunica che il tempo è partito. Alla vostra destra vedete Matteo Peretta. E alla vostra sinistra Feltrine, non mi ricordo il nome, andiamo esatto. Subito Andrea Feltrine con Mono Black Tuberetta con Izzet Scred. È da un po' che sta giocando Scred, Barry. Lo sta, si sta divertendo assolutamente, sta, no, ma ha trovato qualcosa. Andrea Feltrine, mi detto Feltrine. Eh sì, che gioca Mono Black, Black Calni. Black Calni. Volevo, ma abbiamo ancora la roba di Nomingoli? No. No, ma è stata bocciata. Calni con la H. Sì, K A. Cioè K H L. Perfetto, vedi che c'è. Nero Giardini, Nero Giardini. Nero Giardini è bello questo Nero Giardini. Parte subito col giardino e cerca un token che non ho. Non c'è, non c'è un token pianta. No, vabbè, sarà il nostro token pianta per questo momento. Con lo sparolingio. Perché l'ho sempre chiamato lo sparolingio. È stato promosso a sparolingio. Come lo vedi come matchup? Terroroso. Sarà perché ci sono 29 gradi alle 4. Santa Maria ci pomeriggio. Fa lavorare in condizioni disumane. Se qualcuno sì. Ci sente, ci salvi. Ciao, Sinextal. Ciao. Sinextal, sì. Ciao, Marziano. Guarda, mi piace come... Non vedo che carta è perché c'è un riflesso bruttissimo. Ma sai cosa dirò? Vado subito. Vai a dare dei game loss. Vado a dare game loss. No, ma aspetta, ma c'è Air. Chiamiamolo. Tutto bene, fa caldissimo. Fa caldissimo. Te, tutto bene? Sto cercando un nome per Air, mi devo concentrare. Un nome in codice servirebbe. Pantera nera. Pantera nera, pantera nera. Sì. Corvo rabbioso, bellissimo. Stasera siamo in 29. 29. Sappiamo anche chi è al Bayern. Mi dici di abbassare la luminosità del telefono. Mi guardi che carta è quella di fianco allo sparolingio dal lato Feltrin. Sì, sì, sì. Per il resto è tutto a posto. Grazie mille. Grazie. Sappi che dopo questo la mia giornata è partita. Nel migliore modi, no, è migliorata. Partire alle 9. Partire alle 9. La giornata è partita stanotte alle 2, quindi pensa bene. Sì. Bellissima la giornata di oggi. Come mai? Ma partiamo che già mi sono svegliato di soprassalto. Non è successo niente. Qualche mio aneddoto. Oggi ho anche due barzellette. Minchia, io. Ma si può dire che la mia vicina ha urlato tutta la notte e non ho dormito. Ha ritirato un sorriso. Parentesi. Attacca per due. Sera ragazzi, primo game o sono arrivato? No, no, il primo game. Scroto Muffito è sempre pronto. Siamo al primo game. Primo game del primo turno della prima tappa. Dell'ultima tappa, scusate. Però era bello dire questo. E quello è un verme. Un verme, no? Sì, è quello, pianta. Sì, cioè, lo sparolingio che sembra un verme, però. Hanno bocciato lo sacrolingio e adesso lo fanno diventare un verme. Lo so vuol dire. Intanto vediamo che questo Izzet Ferris è sempre sulla prima landa rossa tappata. Tendenzialmente la landa rossa arriva sempre dopo, perché non è sempre necessario per il gameplay del mazzo, ma è solo per i botti. Esatto, quindi. Diciamo che hai tre carte, se non ricordo male, in the main. Credo nel mazzo di Barry, che ormai sappiamo a memoria. Assolutamente, per la memoria dell'elefante. Oltre i Bolt, gli Scred, il Fire pomodoro. And Ice, ah, il pomodoro. Pomodoro. E il pomodoro. Ricordo Matteo Peretta, Barry, per noi, che è ancora in corsa per aggiudicarsi uno degli ultimi posti disponibili per... Anche per se è seduto al tavolo. Ma sai che ci sono persone che corrono? Da sedute? Sedute. Il papero pazzo! Oh! È arrivato anche il papero pazzo! Bella raga! Ciao Mica! Ci vediamo!
Vediamo la fine del primo turno, bello. Va bene. Augure di Bolas, che prende Spell Pierce. Ah, arriva la Spell Pierce. Beh. Proprio dall'altra parte. In questo frangente. Un'iniziativa verde. Potrebbe essere. Non è buono. Non è buono per Barry. Perché altro, tu vedi qualche landa nella mano di Fer- cioè, mi sono distorso. Anche spostato. Cioè, vabbè. Comprendete la mia situazione. Sì, era Vulcan. O era Vulcan. Ah, non c'era l'anda. Cioè, ma forse un gay. No, non vedo niente. È una rot farm. Potrebbe essere quella. Potrebbe essere. È una rot farm. Disegno alternativo di Double Master. Tra poco iniziamo anche noi. In bocca al lupo. In bocca al lupo. A che tappa siete? È la loro prima tappa, se non sbaglio. Allora hanno già iniziato. Ah, hai ragione. Perché hanno fatto la finale settimana scorsa, giusto, Volken? Correggimi se sbaglio. Ok. Era un Chainer comunque. No, no, non ha giocato. Eccola che gioca. No, esatto. Questo è un Chainer con un'altra carina. Sempre anche lui di Double Master. Di Double Master. Allora. Avendo un solo nero, però ha un problema. Allora, io non so bene il mazzo che strategia adotta. In realtà è un mazzo della Dramartesana, però il Miki l'ha portato spesso quando andavo in tappa, ma non l'ho mai approfondito. Andiamo a vedere subito la lista. Ma diciamo che tendenzialmente va a giocare quelle che sono tutto il pacchetto Golgari. Okay. Ah, ok, ho capito. È carina quella carta. Adesso non mi ricordo il nome. È un quando muore peschi. Sì, se non bloccato e ha Death Touch. Ok. Semplicemente quando gli spari addosso li fa pescare, in questo caso. Quindi se lo mangi con la tua disputa. Esatto. Quindi può attaccare, Death Touch, può parare. Ok, attacca con tutto. E no, fai passare. Anivra ninja. Dici di parare con una pianta. Para con una pianta. Semplicemente hai il pacchetto peschini, rampini, più tanto l'emozione, iniziativa. Iniziativa è sempre un problema. Quel cast down. Domanda, su che pezzo chiave lo vorresti fare? Di Fatine, intendi? Sì. Sai che non saprei in questo momento. L'unico è il Commodoro? È sempre complicato. Paradossalmente potrei dirti anche una statte. Così hai una statte di meno da rimbalzare. Assolutamente. Però vengono due in campo. Scarta addirittura la Venge Gigante. Quanti ne hai in mano? Parecchi. O parecchi anche giù. È entrata a Fontana, quindi potrebbe anche riprenderselo, dice tranquillamente. Ora gioca di nuovo la creatura misteriosa, come lo sumentopolo misterioso. Se qualcuno vuole rivelarlo, vince. Non ti ricordo. Vince l'episodio. Partita un po' statica. Io ho timore che come Andrea riesca a risolvere un'iniziativa la partita, prendo la trapiega, insomma. Vero che con i volanti può sempre recuperarla, esatto. però dovrebbe avere due fumi di main. Adesso eccolo lì. Invece il commodoro arriva la monarchia. Ieri quinta tappa da voi. Sei contento di cosa? Mantua, sei spray. Quanto presente Grixis Balene bello, lo sai che stavo Grixis pensando. Grixis Balene combo. Lo stavi pensando? Stavo pensando. Bello, l'ha portato anche Barry, però in versione Dimir. Ah no, Grixis. Dimir non mi ricordo. Perché ti servono. Ah, vabbè, altare. È da tanto che lo giochi altare. Ti sei sacrificato da solo, insomma. Ok, ora. Vuoi rimanere sul carro di altare o scendi anche tu dal carro? Io ho giocato un po', però sono sceso. Faccio un trade, pesca uno. Andrea. Comunque, io, veggente. Commodoro è morto da una prostrale. Ah, quindi. Ma tu vivi dal futuro. Io sì, vivo nel tramino. Questi sono dei rattonzi. Della cripta. Dei rattonzi. Carta fastidiosa per. Fastidiosa. Dici? Beh, a uno pulisce tutto. A uno pulisce tutto. E il fatto che non puoi guadagnare vite tranne dalla fetch. No, più quello sono le mass removal, sì. On board che danno fastidio, spread. Ok. Ma queste starter che sono intrepidi hanno già rubato 7 punti vita. Scred sulla tua e spacca di uno. No, però soffisce tutta la board. Sì.
Andrea dovrebbe avere una sola carta in mano. Barry o Barry Counterspell. E anche Spell Pierce. E ha ancora la monarchia, giusto? Il token che vedete è... la pedina girata è la monarchia. Quello è un Nauro Spell Pierce. Potrebbe essere un Nauro quello. Bello, grazie per avercelo fatto vedere. Un Ponder, si lancia, sai che... Vedi, è Aure, ecco, non l'ho visto. Io male. Sarei rimasto open di due. Con o senza counter avrei aspettato un attimo, tirare questo Ponder. Sì, l'avresti fatto il turno successivo sicuramente. Eh sì, anche perché adesso se dovesse arrivare un Avenging Hunter... Non puoi fare Spell Pierce. No. Force Fight, però. Diciamo che non va a cambiare le cose. Più che altro abbiamo visto tutte queste menne, questi icore che non sono ancora state sacrificate. Vero. Sono chiamata, arriva una disputa. Cioè, 100%. Più o meno, poco ci mancava. E guadagni anche due. Questo è vero. 14 pari palla al centro. Ah, un po' più di qua la palla. Sì, ragione. Con la mia maccia. Ma quello cos'è? Quello? Tu chi hai? Andrò. Che ho la lista? Tu chi hai la lista sotto mano? Andiamoci. Eccolo, Spell Pierce. Che però, vabbè. Dovrebbe essere? Ah, quello che fa peste. Infection. Unista, -1/-1, fine turno. Ah, e fa uno sparolingio. E ora sì che torna buono il mio sparolingio. Esatto, torna buono sto sparolingio. Che ha trovato? Carta veramente forte contro lo scred. Cioè, ha un nero, dare -1/-1 e fare creatura. Source, però sempre con velocità secondaria. No, instant. È instant? Allora l'ha fatta? Instant. Ah, instant, ok, sì. L'ha fatta nel suo turno. L'ha fatta nel suo turno. Più che altro quello che stavo pensando. Si è tappato, l'ha costretto a tapparsi totalmente, quindi in realtà avrebbe ancora spazio per fare un prostrare, una disputa mortale. Sì, sì, sì. Un bargain, non so come si chiama in italiano. Adesso mi si fugge. Transizione? No. Sì, transizione di... Sto pensando, questo momento di mutismo selettivo, perché sto pensando? Vabbè, arriva un Bolas, Barry open di 2, ma non di counter, spero ancora. Non glielo vuole fintare. Ah, un terra. Terra. Questo cambia un po' la situazione. Un po' di race. Ho visto in mano un Final Dice. Cosa fa? Pagando. No. Ok. Pagando. Perfetto. Qua Barry non lo so. Forse è rimasto open di Pierce. Guarda quella carta bellina. Cosa? Spinning Darkness? Sì. Che carta. In alto. Dice sì, le prime tre carte nel tuo cimitero è piccolo T, ma ovviamente è proibito ai giocatori mischiarsi il cimitero. Però tu lo puoi riordinare. Come hai voglia. C'è qualche carta che influisce sull'ordine delle creature? Sì, ci sono quelle che dice sempre la prima carta. Ok. Ce n'è un'altra. Rossa. Tira la fontana e si riprende. Il pezzo fondamentale per questo. No. Ah no? Doppio amico? No. Doppio summento personaggio misterioso. Non so il nome. Comunque questo quando muore perché la carta. Se non viene bloccato. Come se non viene bloccato? Sì, ha la condizione che se muore quando non viene bloccato. Ah, no, sempre pesca la carta. Però quando lo spari, quando gli fai una. Quindi devi attaccare, non deve essere bloccato, esatto. E poi lo puoi staccare. Okay. Quindi lo utilizzi più o meno in difesa, anche perché ha. Tocco letale. Vediamo che 5 lande per Scred sono sufficienti, però continua a tenere la monarchia Verde. Continua a tenere la monarchia perché lui è un signore, è un lord. Entra giustamente si farà rubare questa monarchia o per la prima volta. Vedi, potrebbe non recuperarla più. Quello è un bottino, è uno Scred. Io ho visto di sicuro un Fire and Ice. Fire and Ice, certo. Eccolo. Lo fai pescare? Dipende quando lo fa. No, lo fa pescare. Perché se lo fa in creazione attaccante. No, lui pesca comunque. Non deve essere bloccato dalla creatura. Cioè, che se non ho capito la carta. Lui ha Death Touch.
2-1, questo è il 2 è un incolore non nero. Se muore e non è stato bloccato. Beh, ma gli indicazioni attaccanti non sono ancora i blocchi. Sì, cioè in questo caso pesca comunque. Ah, ma se glielo faccio in però difesa se... non pesca. No, non pesca. Cioè, vai. Basta che lui non sia bloccato quando muore. Non. Ah! Io non ci sono stasera, ragazzi. Avevo compito che se lui attacca e in questo turno non è stato bloccato, allora da quel momento in poi peschi uno. No. Quindi se non muore in combat, di fatto. Esatto. Ok. Poi mi spiego io col culo e questo è. No, ma sono io che sono. Vediamo un fiordo islandese. Giustamente. Ah, fiordo. Giacomo entrambi come di. Barry continua a crogiolarsi nel controllo. Dall'altra parte vedo un'armata di due Spinning Darkness e uno Sniff Out. Quindi le creature del Barry non so quanto rimarranno giù. Qua al top deck vede una serpe. Vi lascia tutte e tre in cima. Sì. La prima è la serpe? Perché secondo me è messa per terza. È messa per terza, sì. Okay. Quello si può dire. Adesso può utilizzare Branza. Non rispondere a quello che ho visto per ultimo. Questa è una Branza. Quello è uno scalo, ninja della notte profonda? No? Quello fuori è un ninja, giusto? Sì. Quello che ha brillato. Sì, dovrebbe essere. Buonasera Ciromono. Perché non è stereo. Però un po' mancavano queste battute. Sì, sono belle, soprattutto belle. Perché la cultura pesa la cultura. La ragazza ha le orecchie di perla. Molto bello il quadro. Un'altra romanza. Tieni, queste tempeste cerebrali che girano sul. Una volta che la sento nominare in italiano. Davvero? Sì. Carino. Intanto guarda il cimitero avversario che ormai è diventato una piccola pila di carte. Piccola. Beh, tra monarchia e. Tra l'altro Barry non ha ancora perso la monarchia in tutto questo tempo. E neanche le carte di mano. Oh, andiamo a levarci un'altra terra dal mazzo, perché se sa mai sulla luna, non altro. Lo so, chi ha certa scheda che pure le finisce. Sì, anche le carte se va avanti di questo. Tra l'altro. E intanto vediamo che da parte Andrea ha già messo un bel giardinetto. Le siepi le ha costruite per bene. Le ha fatte crescere. E come ricordiamo che cos'ha questa mazza? L'iniziativa basta. Iniziativa, sì. Semplicemente più di iniziativa. E ricordiamo il Barry, oltre ad avere delle sleeve che sono il massimo della bellezza. Fa delle grafiche stupende. E dei token. Ancora più belli. Eccolo il counter che l'avevamo chiamato su Spinning Darkness. E ne gioca un altro perché ha detto sai com'è. Allora il primo token, anche il vampiro, quello che drena. Ah, sì. Il primo token l'avrete sicuramente già visto, anche perché appare in sovraimpressione. Ma il secondo ve lo siete andati a vedere su Instagram. Te l'hai visto, ovviamente, sì. Voi della chat ha messo l'isola stappata di fetch. Non la sentirai. Cioè, scusate, ci siamo persi un attimo questa cosa. Grazie Guido. Vai un attimo Sim e falli fermare un attimo, perché ci hanno riferito che Barry ha messo un'isola stappata di fetch. Ma non so se ha influito nella partita. Ha influito Egideon nella partita, ci siamo distratti un attimo. Turno precedente, quando ho giocato la fetch. Due counter, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, no, non ho influito. Sono 3, 2, ce ne ha 6 giuste, più il fiore. Ma questo eco, in che senso questo eco? Si sente tanto eco? Bella domanda, noi non ci sentiamo. Perché
1, 2, 4, 6. Se Mana ce le avrebbe corrette. Io mi sono proprio perso. Stavo discutendo più che altro, abbiamo proprio tolto la vista da. Ho dato un warning di Steve Albert. Ok. Va bene, nessun problema. Ok, grazie mille. Comunque grazie di Nextal per il. Dice ragazzi che c'è un po' di eco. C'è un po' di eco, sarà la stanza. Forse, ma il microfono nuovo? No. Sarà la stanza. Sarà la stanza. Dobbiamo avanzare nel dungeon. Questa è bella, insomma. Potete scrivere. Se state vedendo, scrivetelo così non so. Come è finciato? Non so mai, non so che cosa significa, però. Buttare così. Comunque Reckless. Ah, ecco! Reckless Bargain. Reckless. Però in italiano non so come sia. Poi penso transizione delle linee luttabile. No, è Reckless. Ah, re. Sì, adesso qui. Meno 4 punti di vita. Qualcuno ha perso di. Ah, sì. Reckless. Non casino. Ok. Qualcuno perde anche le vite per i ratti. Penso siano salti dei ratti e non si sono segnate le vite. Sono morti. Non si sente. Scusa. Ricordati che devono togliere le vite di ratti. Si hanno triggerato su un 4. 4 co. Grazie per il prime. Grazie mille. Qua è entrato uno starter. Questo è ancora quello che quando muore pesca e viene prontamente counterato. E basta. Penso che adesso viviamo. Sì, dai. Penso che sia abbandonata da parte di. Abbia concesso Andrea. Chiedi conferma sulla vittoria del game. Molto particolare questa partita. Perfetto. Come pensavamo? Io non l'ho mai concesso, nel senso che non conosco le vite. Si vede che aveva tutte le risposte in mano. In una... Boh, io l'avrei giocata ancora. Più che altro la scelta di prendere. Conferma. Magari... Dicevo, magari l'avrei giocata ancora un po'. Beh, siamo già. Bella domanda. Ah, dici magari per il tempo? Sì. Può anche essere. Decide cosa abbiamo per Andrea? Ci sono Spellbomb che non penso vada a giocare. No. Silvok Life Staff, una carta che ho giocato. Sì, molto carina. Quando la creatura è equipaggiata muore, avranno due vite, mi sembra. Tre vite. Non anche giocare. Dures e The Glamour, che non mi sembrano della partita. No, mi sembrano dei fumi della partita invece. Fumi sì. Fumi sicuramente. Weather no, Return to Nature non direi. No, non penso. Proprio. Magari ha visto le serpi giocare Spellbomb, non lo so. Ho visto che assolutamente. Grandi Davide. Dama Davidone. Ricordiamo che è di Varese. Varese. Cosa giocherà alla finale Davidone? Non giocherà. Sono entrato. Mono red, no, non devi mono red perché abbandono live immediatamente. Invece dalla parte di Barry. Tre reliquie, ho visto. Quelle sicure? Da parte di chi di Barry? Di Barry. Ci sta. Poi ho messo altre due carte se non erro. Una sono sicuro, ma non so dirti che cosa. Potrebbe essere un Binding the Monster. Ho visto che aveva il
il quartetto Reb e Beb. Però non è stato detto. Ce la vorrei vedere io. Adesso prendo il telefono. Vale. Magari la recupero dalla vecchia. Comunque sì, non avrebbe influito anche un 4 di in meno. In questo caso era comunque abbastanza alto. Ok, non lo so sinceramente, ma devo ragionare bene in base ai miei avversari la parte mia del tabellone. E invece sbaglierai perché ognuno porterà un mazzo del cazzo e vi scontrerete con un mazzo del cazzo. Ma quali sono le tue papabili scelte? E soprattutto, dalla tua parte del tabellone, che cosa ti aspetti di trovare, insomma? Tanto vedo, dalla parte di Andrea, 4 terre e 2 snap out, va a obbligare senza creature, un po' complicata. Comunque ho indovinato un numero in italiano, transizione dell'inevitabile. Transizione dell'inevitabile. Si è troppo avanti. Uno qui dietro. Non so come. Sei fortissimo, non posso dire nulla. Andrea penso stia tenendo, deve scegliere che carta mandare sotto. Perry mi è sembrato un keep molto, molto sicuro, molto veloce. Ad entrambi un ligato 6, ricordo. Allora. Perry. Ah, magari ha messo dentro nel trigger in più. Le trigger sicuramente non è la carta. Ha aggiunto una forse anche lì con il truff, però non lo so. Boh. Intanto Bog, brutta notizia, perché ho fatto che giochi di Rothfarm. Vederla dura, se invece ho messo anche dure, se andare. Questa a me non sai che non dispiace. Sai che non lo so, cioè io non so mai se si darei le dure scontro i mazzi in base fatte, perché le fatte non gliele scarti e questo caso è forte, ok. Però... Allora, in questo caso. Fetch ce l'ha per Branza. Però prima per fare la Branza deve si deve sì, sì. Però ci sta. Esattamente. Beh, comunque Ponder. Allora, a me trovo un mazzo che non saprei perché cambi spesso forse Big Guard come Andrea. Quindi Tron. Tron Cascade. Ti si prospetta un torneo base di Tron. Ponza. 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 Ponza, non so, quel mazzo che si vede la parte. Mono Black Land Destruction. La parte sbagliata del mazzo non fa niente. Cioè. Mince cascare, caschi di Elfipore. Te raccogli. No, te raccogli. Ma sarebbe molto più forte se cascasse Sparlinge. Pensa che tutti in faccia l'avversario. Pensa che bello. Auguro di boss. Auguro. Beh, pescare un... Cosa mi fa girare? Fai adesso. Carta forte in questo matchup. Carta forte. Beh, vedi. Top 3, neanche top 4. Loro giocano... Mi fai fare mono black, spaccarante, cioè, non lo so. Ma non mono cosa? G, mono green. Ah, mono G. Vabbè, mono black sono tutto per me. Ma stasera non ne so che cambia uno. Ok, siccome l'anda rossa non è bellissimo la doppia, okay. No, con ninja. Col ninja però la seconda l'anda rossa così presto cambia tutto per scred, non è mai è reliquia, alla fine la va a giocare e gli tappa, gli toglie una dura, cerca un po' di limitargli gli spinning darkness, ora arriva una disputa, credo che sia staccando uno sparolinge, cioè una pianta, sono promosse a sparolinge, ma sono sì, sono state promosse a sparolinge. Ha solo una terra Andrea, quindi ora è costretto a giocare il sasso, sperare di vedere la terra con la pescata. È un po' drastica la situazione. Un po' drastica.
Ah, ok, ha visto. Ha visto un matchup buono, diciamo, da vedere. Beh, è così che funziona il gioco. Cioè, è tanto il power secondo te, secondo voi, è tanto matchup dipendente. Nel senso. Beh, guarda Bonza. Bonza è però un po' l'estremo, l'estremizzazione. In generale sì, è solo questione di matchup o si può ogni tanto la puoi scansare. Vediamo però continuare a venire in dei grande. Sì. Guarda bene. Ora pesca. Pesca niente. Vabbè, pesca uno per il sacrificio di. Oh, la quarta male. A due, ok. Sacrifica. Chainers. Questa buona però. Adesso bene si circola a terra. Non lo so. Macron, 14 minuti, la vedo difficile per Andrea vincere due game in questo momento. Cioè, insomma, è comunque molto lento. Non ho visto Rampini. A meno che il prossimo turno riesca a fare terra iniziativa e chiuderla molto fast. Terra iniziativa senza avere counter contro. Infatti adesso andrò a giocare una carta. Ah, ponder, ok, vuol dire che se dovesse andare a fare una starter. Starter isola e boh, non l'ho vista, mischia, non mi piacciono. Il matchup, la coscienza di mazzi abbinata a una serata intelligente può dare una certa inclinazione. Oh. Beh, no, quello sicuramente. Io però sono un po' fuori del formato, da un po' che non lo gioco e poi ho sempre giocato a combo, quindi non sono molto esperto a riguardo. Sì. No, augure. Meno stack. Se il power è davvero così meta dipendente, no, non sto. Meta di matchup dipendente. Matchup dipendente, scusate, lo sto un po' chiedendo. Non l'ha visto l'Ander. Da parte di chi? Andrea. No, Andrea è dietrissimo di l'Ander. Altrimenti. Non ne ha un'altra. Ha tantissime rimozioni, ma non ha l'Ander. Altrimenti fare questa iniziativa in questo momento sarebbe stato ottimo. Fare l'iniziativa ora sarebbe. Perfetto. Abbiamo visto. Svolterebbe la partita. Assolutamente. Però deve passare Barry, giusto? Sì. No, no. Ah, ok, te lo di Andrea, scusa. Adesso passiamo. Vediamo. Tosta sì. Quello era il turno decisivo per altra reliquia. No. Ok, non vuole vedere. Si sta accanendo. Moro. Attenzione. Sei il primo che mi chiama così, non mi sono mai chiamato così in vita mia. Però carino, devo dire. Quello è un defile, no? È un non so cosa. È quella che. No, no, era appena giocato. Quella che è coperta dal riflesso. Ah, ok. Cast down. Buon trick. Cast down lo fa su fatina. E le rimuove entrambe. Goblin. Ah, ok, quella che dà meno 1 meno 1. Non lo so, sì. Era quella che dà meno 1. Se i tuoi matchup sono mazzi combo non interattivi, sicuramente è una buona scelta. Non ha risolto? L'ha fatto cast down. Ah, ha fatto. Cioè, sì, ha fatto cast down, scusate. Goblin in questo momento sa che non saprei. Io sono sempre del pensiero che contro Kuldot e contro Affinity fai molta fatica. Mazzi che però stanno un po' scemando. Quindi okay, potrebbe anche essere il momento per Goblin, non lo so. Perché non fare prima il prostrare sul pesciolone, il cast down sul pesciolone. C'è il pesciolone? Il Nerfolk, l'aura di Bolas. No, lui l'ha fatta sulla stat, cioè lui ha fatto. Sì, ma prima ha fatto quello che dà meno uno meno uno sul pesce per fare pianta, per fare sparolingio. Invece se l'avesse fatto il contrario sarebbe stato fuori da statter, in più aveva una possibile rimozione per statter. Scelta curiosa, intanto si sminge al Bolas. Esatto, e poi altra cosa, adesso per questo potrebbe andare a pagare in un poco. Ok, va avanti di Lande. Ok, adesso la messa corretta. Ora è abbastanza nel totale controllo Barry, anche se dovesse perdere quel ninja. Cioè, non è. Ok, gioca la bola, secondo me. Pizza. Mi pare che fosse una serpe. Una serpe è andata sotto. Sì, una serpe è andata sotto. Ne gioca tre serpi. Doppio ciclo di fumi. Non vede terra. No, ho visto due snuff out e un cast down. No, è un bargain. Ok, stappa tutto.
ahimè, situazione compromessa per Andrea. Comunque, ok, costano mi fanno comunque male. Si può fare fa un counter e poi paga tutto per fare il post down. Secondo post down su ninja. Vabbè, no, cosa poteva fare? No, giusto, giusto. Grazie per il follow. Tu che sia Idun. Che si sembra una che se si evocando un demone mono Gislandia Regimento mono e la reliquia forse un po' tardi perché verrà adesso le ok addirittura vuole per forza vedere io questa cosa l'ho scoperta tipo un mese fa cosa? Che puoi pescare di Spellbomb se la sappi con disputa per farti capire perché dice che quando per farti capire il livello che quella c'è quando va al cimitero un quella è un po' tutta poco no è un pantano ah io la sto studiando sì. Verri come verri non spesso è proprio una valla grazie per il follow e Aki e Arcani la mia sono UV mono red altare mono fuoco. Non ha nulla per grazie da Parma. Questa è la prima volta che vi ringrazierò perché la giornata è andata veramente male. Quindi sappiatelo. È che li ho insultati da due volte che arrivano, due volte che li ho insultati. Ah, pensavo che durante la tua giornata li insulta. Ah, no. Ho forato, maledetti di Parma. No, tra l'altro ho un conoscente che è originario di Parma. Di Parma Reggio. Ok. Albre. Andiamo a questi. Questo augurio che non muore mai. Augurio immortale. Augurio immortale. Prende i poteri di Bolas. Vedi una serpe. Vediamo una serpe. E probabilmente l'altra a prendere. Sì. Vuoi non sninjarla una serpe? Pensa a con 5 volte in mano. Attacco un ninja 2-1. Non gioca ninja quelli nuovi, i livelli, giusto? No. Non gioca solamente. Sono pure noi abbiamo fatto grandi vi meritate un bel cerchiolino se cosa ho nella top che mazzo consigliereste di provare allora di sicuro un mazzo che sai giocare andare blind a finale di Dega non mi sembra un grande piano ok vampiro l'altra parte di mazzi finiai io azzarderei Ubi Terror non so come mai alla fine è un buon matchup contro famiglia un buon matchup contro Guldota se vedi no con famiglia sei sopra sei il nostro super campione espertissimo Joseph Siciliano che dopo inviteremo qua dopo inviteremo così chiederemo parere riguardo sostiene che comunque sia un brutto matchup per famiglia Ubi Terror con Trono non so come stai messo no Trono non è bellissimo vedo le fonderie dei golem se riesci a iniziare il suo giro di golem un po' complicato. Vedo il Z mi commuovo. In realtà Barry da un po' che lo sta giochicchiando. Forse è tutta la fila. No, era un po' quello che lo commuovo. Da un po'. Devo andare a ricontrollare perché non sempre lo questo un mazzo. Ok, eccolo che scende questo un terreno. Ho pagato quasi tutto a mano. 3? 4-5, sì. No, solo 2. Monofatine. Monofatine se lo sai giocare rosicchiano un poco. Però contro il trono. Però Fatine è un buon mazzo. Ok, botto contro questo. Ma Ubi intendi Terror o Ubi Fatine? No, penso Ubi Terror. Perché Ubi Fatine è da tanto. Oh, vediamo questa iniziativa che entra. Che finalmente. Un po' tardi comunque. Molto tardi. Secondo te cosa andrà a fare come stanza? Allora, questa sicuramente va a mettere. Va a prendere. Punto che dopo. Come fai qua? Ho in mano. Non so che carta c'è una rimozione. Ah, Ubi Fatine. The File non lo gioca. Sì. Anche perché. No, The File lo gioca. Lo gioca? Sì, l'abbiamo visto prima in mano. A meno che. Cara, non uccide niente. Penso che. Potrebbe essere l'unica. Il modo. Per forza deve andare a fare il doppio blocco, ma perderebbe col doppio blocco. Sì, sì. Perché no, con un ninja in mano andrebbe poi a. Bene, penso andare. Cielo. Hola Petros. Initiative is not all initiative card are banned in Pauper. Just the red, all the black initiative and grazie per il
follow Gear Legacy Life. Yeah, the remaining card that have initiative keyword are Avenging Hunter, Goddard Paladin, and the Torch. Ah, Torch. So you have two color, green and white, and colorless. Yeah. Non ho dimenticato la torcia io. Non lo gioca nessuno. Quindi e ha preso iniziativa. Male, male, male. Grazie per il follow. Boh, io non so, Monogi Srandi la boccio sempre, ne ho marzo. Perché non sei una persona che crede nel quadro delle carte. Perché mi piace giocare a Magic. Beh, ci sono tante persone che giocano Magic senza voler giocare realmente a Magic. Seconda stanza, ok? Seconda stanza, però 4 vite. Ho fatto... Ho fatto la starter per rosicare altri due punti vita. Per rubare l'iniziativa. E costretto a concedere anche perché 4 minuti poi sarebbe. Era veramente complicato. Molto, devo dire molto complicato. Allora, vince 2-0 Barry. Barry vorrà venire